Spettacolo e cultura, il nostro contenitore di approfondimento. Buonasera cari amici di Parola Libertà, per spettacolo e cultura abbiamo il piacere di ospitare Maria Villani. Ciao Maria. Ciao Federico, buonasera a tutti. Allora, questa è un'ospitata speciale perché abbiamo visitato con Maria Villani la mostra che sta al museo qui a Piazza del Plebiscito per il 50° anniversario dalla morte di Totò. Qui a Napoli c'è una manifestazione che si divide in tre parti e di cui ci sono altri eventi al Maschio Angioino e c'è un altro evento, ricordami Maria, dove sta? A Piazza San Domenico Maggiore. Sono varie tappe, vari momenti della vita umana e artistica di Totò, suddivisi appunto in tre puntate, tre mostre, tre appuntamenti veramente da non perdere. E noi stasera abbiamo visitato la vita, la storia, l'arte di Totò, con alcuni suoi episodi, con la sua storia biografica riassunta per tappe, per date, e poi la cosa molto bella, i cimeli della sua carriera. Punto centrale erano questi costumi di scena veramente meravigliosi. Il costume, quale quello che ti ha colpito di più? Perché sono vari cimeli, vestiti tratti dalle varie manifestazioni cinematografiche di Totò. Ecco, quale quello che ti ha colpito e ti ricorda di più, diciamo? Senza dubbio l'emozione che mi ha colpito maggiormente è stato vedere il costume da Pinocchietto, chiamiamolo, ecco, così, di Totò a colori, ed è la scena, una delle scene finali del film Totò a colori, nella quale scena Totò si traveste da marionetta e fa la marionetta su questo teatro dei burattini a Milano per sfuggire al cognato che lo vuole accoltellare perché è stato derubato dei franchi svizzeri. E vedere quel costume è stato per me ritornare con la mente a tantissimi anni fa, quando vidi il film per la prima volta, e da bambina mi emozionai nel vedere quelle scene, un Totò a colori, all'epoca c'era la televisione in bianco e nero, che quasi nessuno più ricorda. Vederlo dal vivo è stata un'emozione, ecco, come ritrovare una parte di me stessa, in un certo qual modo. Sì, diciamo che comunque la mostra si presenta ben organizzata, Maria, perché ci sono, oltre diciamo a delle teche in cui ci sono reperti scritture dei vari periodi di Totò, addirittura è stato avuto, quando nel momento in cui chiedeva all'epoca al Ministero l'autorizzazione per poter fare lo suo spettacolo teatrale, si faceva una richiesta in carta da bollo, quindi tutto certificato nei vari percorsi della rivista. E la cosa che ci ha colpito di più è che comunque ci sono due vani con dei mini posti a sedere dove ci sono proiezioni di film. E la cosa, appunto, a parte che c'è stata un'affluenza, diciamo, interessante, massa, nonostante che siamo a Pasquetta, qui Napoli è una città molto viva anche a Pasquetta e questo ci fa piacere, ma a parte questo, la meraviglia è che si rivedono e si continuano a vedere vecchi spezzoni del film Totò, sempre con quella meraviglia genuina di come se fosse la prima volta. Ecco, vedi, è la ricetta questa, insomma, trovi che sia qualcosa di fantastico. È fantastico, hai perfettamente ragione, e io aggiungerei una notazione del tutto personale, a del fiabesco, cioè nel momento in cui tu racconti una favola a un bambino, questo bambino cercherà la volta dopo di ascoltare la stessa favola, e anche se gliela racconti tante e tante altre volte, la ascolterà sempre con entusiasmo e con uno spirito diverso. Questo hanno le battute dei film di Totò. Anche se vedi un film, Miseria e nobiltà, un turco napoletano, Totò contro i quattro, per fare qualche nome, centinaia e centinaia di volte, tu te li rivedi sempre, perché quelle battute suscitano in te la stessa ilarità, lo stesso divertimento, hanno quel che di fresco, di attuale, di vivo, che ti diverte come se le sentissi o le vedessi per la prima volta. E poi c'è sempre una lettura in più, una lettura che tu non avevi visto fino a quel momento, c'è un lato nuovo. Sì, c'è sempre una nuova interpretazione di ciò che vediamo, perché si scoprono sempre cose nuove, come per esempio cose molto contemporanee, perché nei film di Totò c'era la povertà
e quindi la gente che andava a giocare al bancolotto, c'era anche il senso di persecuzione che veniva per le tasse nei film con i tartassati, quindi c'erano vari spaccati che si ritrovano anche oggi in un certo senso. E che vogliamo dire della politica? Ecco, che lui infatti gli onorevoli, era stato perseguitato anche perché diciamo all'epoca, nei primi inizi, c'era un editto di Mussolini che tutte le rappresentazioni teatrali dovevano essere oggetto di censura, e quindi alcune cose poi non solo furono con Mussolini, fatte. La censura, Totò con la censura ha avuto a che fare, come? Anzi, ultimamente per radio, alla Radio Nazionale parlavano di un aspetto del Totò proibito, e non era soltanto per le sue battute a doppio senso di carattere sessuale, ma il doppio senso di carattere politico, e questa cosa lasciava abbastanza perplessi tutti coloro che poi dovevano andare a vagliare le sue battute, e la sua imprevedibilità creava più di un grattacapo a coloro, ai funzionari che poi dovevano essere preposti a sorvegliare diciamo la congruenza e l'incontro con il gusto dell'epoca. Certo. Va bene, allora ringraziamo Maria Villani per questa accoglienza, ci ha ospitato, ci ha dedicato mezza giornata di Pasquetta, nonostante dai. I suoi mille impegni, sappiamo che te, ci fanno segno da lontano che aveva mille impegni. Ringraziamo Maria Villani, la diamo appuntamento per una prossima recensione di spettacoli e eventi per tutta Napoli. Vuoi innanzitutto fare un augurio agli amici di Radio Frontieri per questa Pasqua e Pasquetta passata? Sì, allora, tantissimi auguri di buona Pasqua e di buona Pasquetta, anche se volge al termine. Il periodo di Pasqua dura per 50 giorni fino alla Pentecoste, quindi è un augurio che si estende nel tempo e che sia un augurio ad ampio raggio, che porti tante cose belle dal punto di vista spirituale, dal punto di vista morale, fino poi al punto di vista materiale, che porti soddisfazioni anche concrete. Auguri a tutti. Va bene, e con questo collegamento con Maria Villani per la mostra Genio Totò è tutto. Grazie. E noi ringraziamo chiaramente Federico Mancini e Maria Villani, una coppia sempre sul pezzo, e appunto da parte del sottoscritto i più sentiti ringraziamenti. Ora è il momento ancora di un omaggio, e in questo caso lo facciamo ad un personaggio che con la radio ci ha avuto a che fare, e come se ci ha avuto a che fare. Questo è il nostro omaggio al grande Gianni Boncompagni. Where's my mommy? Mommy, I don't see anything. It's black. Ma it's chi black. È? This is when nothing opens here. Where's my mommy? Mama. They told me your mommy's here. Where's my mommy? Prendi il mondo così. Va bene, questo era Boncompagni quando cantava e si chiamava Paolo. Io sono sei? Tuo figlio segreto. Mio figlio. Direttore of the Nut ha voluto fare questo scoop e mi ha fatto venire da Los Angeles, da Hollywood, perché io abito a Hollywood, perché noi così si dice là. Siediti, del Nut sarebbe del noce, adesso of l'ho capito. Of the Nut, sì. Ma sai che sembri proprio Gianni Boncompagni vestito bene? No, tu. Allora, dunque, tu sei tu figlio mio. Tu non sai niente, ti dico la tua storia o la mia storia. My name is Johnny Sinatra. Quando tu sei andata a Hollywood, perché ha fatto il film con Sinatra, quello là, The Phone Line Express. Vabbè. È stata scritturata a Hollywood per fare film, eccetera. Sinatra, lui voleva da lei la sua fiducia, voleva che lei gli dasse la fiducia, e lei non gliel'ha mai data la fiducia, perché non ti fidavi. Lei me l'ha fatto una corte spaventosa. Ma scusa, te quanti anni hai? Lascia perdere, non parlare di anni, fammi parlare della tua storia. Sinatra era pazzo di te, innamorato folle. Madonna, pazzo, santa, come non smettila. Allora voleva a tutti i costi, lui beveva qualche whisky, lui Sinatra, poi
A un certo punto in una villa a Hollywood ti ha fatto bere un bicchierone di whisky. Tu ti sei addormentata e sul letto lui ha fatto fic fic. No, ve lo dico che io ho saputo questa espressione infantile, ma mi ha detto lui. E quindi sei rimasta, insomma, aspettavi e me! Aspettavi me! Ma tu sei pazzo! No, la pancia così, non si vedeva, non l'ho mai vista. Sono nato settimino. Non si vedeva. Poi a un certo punto, cioè, quando avevi un po' di mal di pancia, lui ti ha dato un goccio di whisky ancora, ti hanno portato in una clinica e sono nato io, Johnny Sinatra. Sono tuo figlio! Cioè tu praticamente, io ti ho fatto ubriaca. No, ubriaca è esagerato. Beh, eri un po' sbevucchiata perché tu non la fiducia non gliela davi, non c'era niente da fare. Lui voleva questa fiducia, tu non gliel'hai data. Ascoltami. Oh, l'ho già detto tre tu volte. Tu sei così abbronzato che al massimo puoi essere figlio di Lola Falana. No, sì, io Lola Falana, sicuro, guarda. No, no. No, io no, non no. ho mai avuto no, bambini, no, no. purtroppo. E allora io sono cantante. Allora mi ha detto uno, mio zio Dean Martin, mio zio, e Sammy Davis Jr., insomma, sì. tutti questi qua. Mi ha detto: vai in Italia, canti, perché io canto, sono cantante. Sono figlio di Sinatra. E allora tu canti, sei anche cantante tu. Ho sentito prima, hai cantato una canzonaccia di uno che non so di chi sia. No, prima di vabbè, tutto non è una canzonaccia. No, di un autore proprio da quattro soldi, uno nome non conosco, un nome lungo, non quattro soldi. Buon compagno. Ma mi pare così, una cosa così. No, ecco. Quindi tu canti, io ti canto, papà canta, quindi. E vuoi vedere una mia vecchia foto di famiglia? Sì. Te la faccio vedere. Io non ci credo. Così che vedi, tu sia vedi, mio figlio. Guarda Fammi la foto vedere. Di famiglia, ma ti faccio vedere. Fammi si vedere. Arriva e l'ho data a uno che mi ha detto: ecco qua, eccoli qua, vedi, tu ma sei quella di sinistra. Io sono di sinistra. Quello è un tuo amico e quello ma sono. Ma quello è Sergio Iapino e a destra sei tu. No, beh, insomma, lascia perdere, guarda, io voglio cantare. Voglio farti sentire come canto. Guarda, io non conto nulla per ciò che riguarda la carriera di un cantante, perché non faccio Sanremo o le gare dei cantanti. Se te vuoi canta, ma venga con me. Io voglio cantare un pezzo di papà, The Lady is a Tramp. Va bene. Va bene? Ascolta. Sentiamo come canta questo qua. Cosa dobbiamo fare per campare? She gets too hungry for dinner late. She loves the theater. Oh yeah. But doesn't come late. She'd never bother with people she hate. That's why the lady is a tramp. She gets too hungry for dinner at eight. She loves the theater, but doesn't come late. She'd never bother with people she hates. That's why the lady is a tramp. She loves the free, fresh wind and her hair. Laugh without care. She's broke, but it's dope. California, it's cold and it's damp. That's why the lady, that's why the lady, that's why the lady is a tramp. Beh, insomma, mi sembra, no? Oddio! Mi sembra, come sono andato? Bene. Devo dire la verità che lei è andato bene. Meno male. Però... Grazie, è stato un piacere rivedere la mia mami che non era meglio, è uguale. Ma sei quanti uguale. Anni ha lei? Io guarda, non lo mai, meglio che non lo dica. Perché come faccio? Perché se no tu mi mamma, molto, mamma, certo. Siamo zitti, lasciamo bene. Va bene, allora adesso sì, dimmi, io dimmi. L'accompagno nel parterre, aspetti sì. un attimo qua, sì, vicino a me, parterre, devo andare a prendere il microfono, ragazzi, calma, c'è grande euforia per la finale. Dimmi, vieni, sì. ti accompagno. Ma che finale di che? Di una corsa di cavalli? Adesso non posso, sì, corsa di cavalli. Non posso raccontarti tutto, il tuo posto non c'è più, vedi, tu non puoi stare, è andata via questa ragazza. No, ma io devo cambiarmi. Allora, no, siediti lì per adesso, perché
È stato un piacere. Sì. Ok, ciao figlio. Ciao mamma. Ciao, ciao.